E sopralluogo della scientifica di Roma, stamani agli Scopeti, dove ci fu l'ultimo delitto del cosiddetto mostro di Firenze, furono assassinati, era una coppia di francesi, un test con apparecchiature 3D, ma ci racconta tutto Rachele Campi, vediamo. Sono arrivati in terra toscana per testare attrezzature di ultima generazione che ripropongono immagini in 3D. Sono gli uomini della Polizia Scientifica di Roma che hanno scelto un luogo purtroppo balzato alle cronache nel settembre del 1985, quello legato ad uno degli omicidi commessi dal mostro di Firenze. Siamo a San Casciano Val di Pesa, a Scopeti. È in questo bosco che 36 anni fa furono ritrovati i corpi di Nadine e Jean, una coppia di francesi che di notte attraversarono un breve vialetto tra i cespugli parallelo alla strada principale. Entrambi si trovavano all'interno di una tenda da campeggio. I due furono uccisi a colpi di pistola, accoltellati e nel caso di Nadine il killer infierì mutilandole alcune parti del corpo. Questo fu l'ultimo delitto del mostro che tra gli anni 70 e l'inizio degli anni 80 terrorizzò la Toscana, in modo particolare le giovani coppie. Oggi la scientifica, in accordo con l'autorità giudiziaria, è tornata sul posto per ricostruire quanto avvenuto quella notte utilizzando apparecchiature sofisticate. Non ci sarebbe dunque alcun tipo di attività investigativa, tantomeno i lavori di produzione di un docufilm Rai, come a inizio giornata era stato paventato da alcune agenzie.